Con che musica anni 80/90, non me lo dici? Signori, questo gioco è uscito da, credo, un paio di mesi. Era un po' che volevo provarlo, ma ho aspettato che risolvessero i soliti bug e tutte cose. Ammetto, non sono praticamente mai entrato in una delle care buone vecchie sale giochi e sono sempre stato curioso. Il problema, non c'avevo il denaro per potersi giocare. Sono sempre stato un bambino poveraccio, purtroppo. Ok, vediamo un po' come funziona il gioco, perché da quello che ho visto tutte le recensioni sono state estremamente positive. L'interfaccia è bellissima, peraltro. Continua cosa che non ci ho mai giocato, è la prima volta che lo tocco. Gioco, ti sei drogato male male. Caricamento con quanti pixel, non me lo dici? Da quello che ho capito, inoltre, possiamo provare fino a 35 giochi diversi all'interno del gioco. No, non sto scherzando. Ovviamente, dato che ti fanno gestire la sala giochi, puoi anche giocarci, sei il proprietario. Cosa vuoi di più dalla vita? Ok, forse non vi ho detto tutta la verità. Allora, la nostra protagonista si chiama Ashley, ovviamente una giovane adolescente degli anni 90, con una discreta passione per la musica e per i videogiochi. Ai meravigliosi anni 90. Diciamo che non è che proprio ci troveremo a gestire una sala giochi, ma faremo in modo che quello diventi il nostro lavoro. La povera Ashley si è ritrovata per tanto tempo a passare da un lavoro all'altro senza uno futuro specifico, finché padre non ha deciso di trovarle un posto di lavoro, e fra pochi secondi vedrete di cosa si tratti. Però fidatevi che alla fine dovremo cercare di creare la migliore sala giochi che questa maledetta città mezza abbandonata e distrutta abbia mai visto. Sì, perché la povera Ashley vive in un posto che è il buco del chiurlo del mondo. Però sì, meravigliosi anni 90, signori. Mi piace che c'è il logo di NTV in alto a destra al posto di MTV. Mamma mia. Oh, signori, io vengo da un periodo in cui la musica l'ascoltavi tendenzialmente tramite MTV. Madò, quanti video musicali ai tempi d'oro. King Wash! Eccoci arrivati alla nostra destinazione. Allora, come vi dicevo, nostro padre ci ha trovato un posto di lavoro, anzi, lo ha comprato per noi, ed è il King Wash. Quindi, se non si fosse capito, devo gestire una lavanderia. Non sto scherzando. Voi direte, Lon, dove sono i videogiochi? Ci arriviamo, ok? Portate pazienza che adesso vediamo di superare il tutorial. Che cosa buona e tanto giusta. Uila! Graficamente hanno fatto un ottimo lavoro, Mi aspettavo un gioco molto più grezzo. E invece... Ah sì, è vero, dobbiamo buttare via l'immondizia. Me ne sono completamente dimenticato. Dicevo, e invece non è niente male. Allora, benvenuti al King Wash, signori appassionati della gestione delle lavanderie, gettone, chi più ne ha più ne metta, anche se non è che ci siano molti clienti, e sto posto ha visto sicuramente giorni migliori. Hello, Ashley. This is your father calling. Ciao padre! Vedo cose! Grazie padre, per fortuna che c'è lei. Aspetta, fatemi capire bene. In questa lavanderia devo fare tutto io letteralmente. Quindi non c'è la gente che sta lì ad aspettare che la roba sia pronta. Devo gestire tutto. O forse un servizio extra per cui ci pagheranno. Allora, datemi un attimo di tempo che familiarizziamo. Dobbiamo caricare tutto dentro la lavatrice, che gli americani adorano se la lavatrice è a carico verticale, perfetto. Va bene, padre. Ah, pure. L'ho visto. Ok, quindi quando troviamo dell'immondizia la raccogliamo. Che schifo, posso avere dei guanti? Ok, la pulizia ovviamente influenzerà probabilmente la quantità di gente che entra all'interno di sto posto. Perché la gente deve essere così sporca, peraltro? Cosa abbiamo qua? Bagno, per adesso no, non voglio entrarci. Mi salirebbero troppi traumi. Se avete notato bene, tutta l'immondizia la stiamo buttando all'interno di un sacchetto che ci portiamo via. Ora dobbiamo gettare la spazzatura perché ci ha avvertito che il sacchetto è pieno. Premi E vicino al cassonetto per gettare. Devo lanciare al momento giusto, aspetta. Ah, è tutto un videogioco per la nostra Ashley, mi par giusto. Yeah, mi hanno dato $30. Che presumo siano quelle là dietro. Allora, tieni premuto E, raccogli tutto. Ma che schifo. Questa c'è una di quelle macchie abbastanza inquietanti. Riempi l'asciugatrice, basta una a caso. Anche in questo caso, tieni premuto E, butta tutto dentro.
reputation is your livelihood. Broken machines, scattered trash, or blocked toilets will lose customers. No one wants to come to a faulty, smelly laundrette. Beh, guardi che già mi sa male di suo, sto posto. VC, riparare gli apparecchi rotti, gettare la spazzatura, usturare il gabinetto, ti aiuterà a mantenere la reputazione della tua attività. A volte l'orologio o il palmare ti avverteranno dei lavori che ci sono da fare. Ok, ripara il gabinetto. Inoltre, se avete notato, c'è il timer direttamente qui. Su questo non l'ho visto, ma potrei non essermene accorto io. Vediamo un po'. Che schifo, no. Il gabinetto non lo pulisco. Trova il punto debole. Come ti trova il punto debole? Ok, e ora devo continuare a premere? Oh mio Dio, gabinetto sconfitto. Yeah, che schifo. Come sono pronti, davvero? Ma mancavano ancora 2 minuti, come funziona sta cosa? Vabbè, siamo nel tutorial, quindi è tutto più semplice. Scarica i panni puliti. Ah, li mettiamo da quest'altra parte. A posto. Mi hanno dato una S, perfetto. Oh, mi hanno dato anche la chiave della stanza sul retro. Le backroom, perfetto. Certo, padre. Look, Ashley, I know at your age, garment sanitation hardly seems glamorous. Nothing in life comes free. Once, for once, show me you're capable and that you can be trusted. Otherwise, well, the packing plant always needs fresh meat. No, grazie. Si fidi che trasformerò questo posto completamente a sua insaputa. Chat. Chattare, devo chattare dove? Vai nell'ufficio e accendi il PC. Ah, a quanto pare ho anche un ufficio. Ma non si apre la porta, scusi? Ah, ok, si è aperta adesso. Wow, un meraviglioso PC. No, questo screensaver me lo ricordo. È vecchissimo. Mi piace il puntatore del mouse. Ok, stiamo scrivendo a Leslie. Ehi, super nerd, il tuo primo giorno da direttore. Tuo padre già ti ha fatto il suo discorso paternalistico? Sembra che voglia punirmi, ho 19 anni, riesco a badare una lavanderia. Ho mezza laurea in gestione aziendale. Mezza laurea, Mezza laurea è come nessuna laurea, parole sue. Ok, vediamo di velocizzare la chat. Quindi ora penso che non ho alcuna ambizione. Ma cosa posso fare bloccata qui? Beh, qualsiasi cosa, pulire, giocare, fare acquisti. Magari addirittura guadagnare dei soldi. Hai già svuotato le cassette delle apparecchiature? Le cassette? Sì, le cassette e quelle cose in cui finiscono le monete. Finché la lavanderia sarà aperta guadagnerai soldi sicuri. Ma devi togliere tutte le monete dalle macchine. Fallo subito, vai dietro, raccogli tutte le monete e mettile nella cassaforte. Vedi quanto c'è. Aspetta un secondo. In teoria possiamo raccogliere il denaro anche da queste? Ma peraltro chi ha messo qua dietro tutte queste macchinette? Ma dai, che erano fatte proprio così. $250? Mi prendi in giro? Aspetta. $96? $137? Sì, lo so, padre. Sì, ma come faccio a raccoglierlo dalle macchinette? Non ho bisogna andare in un unico punto. Ah, eccolo qua. Wow, $18. Sentite, mi conviene continuare a spacciare videogiochi? E tanti saluti, direi che è la cosa migliore da fare. Allora, ritorniamo qua dietro. Purtroppo è un luogo veramente orribile per adesso. È praticamente uno sgabuzzino. Chi è che verrebbe mai a giocare qua? C'è anche il coso per cambiare i soldi in caso di necessità. Aspetta che continuo a raccogliere la spazzatura. No, non volevo giocare. Porco cane, sono finito a cliccare su un videogioco. Che roba è? Racer Chaser. Ok, bisogna anche capire come funzionino i vari videogiochi. Crime City giorno 1. Cosa volete dalla mia vita? Ah, devo correre in giro. Ma cos'è? Pac-Man? Ma è Pac-Man praticamente fatto solo con le auto e la polizia che ci segue al posto dei fantasmi? Ma no, non ci credo mai nella vita. Ah, aspetta, mi hanno bloccato un angolino. Aspetta. Ok, sono riuscito a fregare il sistema, non so come. Perfetto, e presumo che se andiamo qui possiamo beccare... Ah, sono diventato carro armato, mi pare giusto? E distruggiamo le auto della polizia? No, vabbè, dai. Spostatevi, barboni! No, non sono mai stato bravo a Pac-Man. Credo che nel frattempo, nella vita vera, il tempo stia andando avanti, quindi se non serviamo i nostri clienti... Si arrabbieranno proprio una vita. Aiuto! Aiuto, aspetta. Che faccio? È pieno tempo di pula! Questo non c'era su Pac-Man! Beh, posso lanciare le onde sonore. Guardi che posso lanciare le onde sonore? Cioè, posso far così? Ah, posso beccare i poliziotti! Ok, incredibile, ma vero? Mi dice di andare verso sud? Teniamo gli occhi aperti perché presumo che arriveranno anche altri poliziotti. Sì, ma ci sono troppi pixel. Aspetta! No, ma non è vero!
Ma siete di pezzi di erba! Ma che cocchio! Ok, esci. Nel frattempo la cassaforte si trova nel nostro ufficio. Premi E per depositare 571 dollari. Ma io come faccio a sapere il codice della cassaforte? Cioè, io premo E a caso? Fin tanto che non troviamo il codice? Cioè, così? Lasciamo stare. Puoi spendere solo il denaro nella cassaforte. Hai ricevuto un nuovo messaggio in chat e portate pazienza. Ok, diamo un'occhiata, vediamo un po' chi mi scrive. Porca vacca, c'era una fortuna nei gabbenati. Ah, quelli, sì, beh, li ho comprati anni fa per i clienti. Papà non sopportava l'idea, ma secondo me avevano un certo fascino. Ah, quindi Leslie è nostra sorella, l'attività era sua prima. E se ne comprassi degli altri, giochi più nuovi, gabbinati migliori. Se i clienti aspettano qui mentre i loro vestiti girano nella lavatrice, i gabbinati farebbero guadagnare più soldi che la lavanderia stessa. Beh, ho ordinato quei tre tramite il web da Arcademania. Ti darò tutti i dettagli. Magari se ne parli con papà mostrandogli qualche numero, portando le tue motivazioni, forse ti lascerà mettere su una vera e propria sala giochi. Dopotutto l'attività è ancora sua, anche se al timone ci sei tu. Già, non ricordarmelo. Ascolta, acquista un paio di cabinati nuovi, occupa lo spazio disponibile e vedi quanto ti fanno guadagnare. E ricorda, puoi usare il denaro solo dopo che viene trasferito dalle macchine e posizionato nella cassaforte. Eccoti il sito, ok. Oh mio Dio, sembra di essere tornati indietro nel tempo. Allora, al momento abbiamo 571 dollari, abbiamo uno strike gold. C'è anche un indicatore di popolarità che dovremo sicuramente tenere in considerazione. Allora, acquistiamo, perfetto. Consegna il 30 marzo 1993. Siamo tornati indietro di 30 anni, gente. Ben fatto, la nuova macchina ti verrà consegnata domani mattina. Il negozio è aperto dalle 8 alle 23. Finché ci sarai tu all'interno genererà profitto. Puoi continuare a lavorare, giocare un po' o terminare la giornata recandoti alla fermata dell'autobus davanti al King Wash. Ok, allora fammi chiudere il computer. Aspettate, che devo ancora imparare tutti i comandi. Allora, oh, c'è un nostro cliente in effetti. Oh, ok, buongiorno signore. Ok, io vivo a quanto pare in un diverso piano esistenziale rispetto a loro. Ma vabbè, dettagli. Allora, che schifo, c'è una gomma da masticare. Premi E per rimuovere le gomme. Oh, marone. Devo tirare al momento giusto, no? Aspetta, è più difficile del previsto. Ok, ce l'ho fatta. Ah, devo cliccare praticamente solo quando la barretta è al massimo. Altrimenti non funziona. Ma è difficile, gioco. Non è così semplice. Ok, ce l'ho fatta, ma che faticaccia. Mi hanno dato 50 dollari. Che culo per aver rimosso una gomma da masticare. Salve, signore. Ok, evitiamo di fare il ding ding ogni due secondi. Vabbè, ma ho altri panni. Non mi ero accorto. Aspetta un secondo, mi ero completamente dimenticato del mio lavoro principale. Quantomeno la mia copertura, diciamo. Aspetta, butta tutto dentro. Più veloci siamo e ovviamente più i clienti ci pagheranno. Ma c'è un timer? Ok, vedo il timer, 2 minuti e 40 secondi. Sì, però ci sono le cose davanti, non si vede praticamente nulla. Ah, perfetto. Signore, è comparso all'improvviso. Aspetta che c'è un'altra gomma da masticare anche qua dietro. Ma cazzo, c'era delle gomme da masticare? È bastarda. Ah, questa è venuta via facilmente. 30 dollari, siete che valeva di meno. Ok, questo gioco è più ricco e bizzarro di quanto mi sarei aspettato. Signorina, vuole andare in bagno? Va che non ci sono problemi, è libero, entri pure. La signorina è sparita. Non ne voglio sapere assolutamente. Ok, va tutto bene. Allora, abbiamo ancora 1 minuto e 56 secondi. Vabbè, nel frattempo sono comparsi altri panni. Non me ne ero accorto. Butta tutto dentro. E voilà. È vero che abbiamo lavatrici anche da quest'altra parte e asciugatrici anche da quest'altra parte. Aspetta, c'è differenza fra questa e questa? Ah, questa deve essere un'altra lavatrice. Probabilmente, non lo so nemmeno io. C'ho i big dubbi esistenziali. Allora, vediamo se riusciamo a giocare a qualcosa pure noi. Questo cos'è? Era ok. Wow, 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 aspetta, si controlla con la tastiera invece col mouse. Sì, vai, ma sti pixel mi stanno intrippando male gli occhi. Aiuto. Aspetta, porco cane. Mi hanno segnato, dai. Segnato anch'io. Aspetta. Si è fatto autogol. Si è fatto autogol il cretino. Aspetta che arriverà in bombazzona. No. No. Fai attentone. No, vi giuro, con la tastiera è un incubissimo. Devo arrivargli su di prepotenza. Ok, ottimo. 3-1. Credo che bisogna arrivare. 3-2. Dicevo, credo che bisogna arrivare praticamente a 5. Aspetta che non riesco neanche a vederlo. Arrivagli di prepotenza. No. Ah! Ha funzionato. No, non ha funzionato. Aspetta. Bonkete. Aspetta. No, non mi coprire la schermata. Non mi coprire la schermata, lo so, le lavatrici hanno finito. Porta pazienza, devo almeno finire la prima. Lo so, ho capito, ma non mi coprire la schermata. Sto vincendo contro ogni aspettativa. Porca, in quelli per porca, vai. Ho capito. No, mi sono fatto autogol. Aspetta, di prepotenza. No, non farti autogol. Cerca almeno di vincere contro la deficienza artificiale.
Dai, il proprio... Oh, che culo. Perfetto, obiettivo completato. Ho capito, sì, devo uscire, devo tornare dai clienti. Diamoci da fare, che sennò la gente si rivolta. Oh mio Dio, anche perché come avete visto i cabinati costano uno sproposito. Partiranno da 500 dollari, ma sicuramente quelli di maggior valore, quelli più intriganti, con i giochi migliori, costeranno molto ma molto di più. Ed inoltre possiamo anche comprare nuove zone, nuovi negozi adiacenti per buttare giù le pareti e creare, ho capito, la migliore sala giochi che si sia mai vista. Ok, oh mio Dio, ci sono troppe asciugatrici. Aspetta, non mi dire che nel frattempo... Sì, nel frattempo sono arrivati anche altri panni. Ovvio, 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 ovvio. Ok, questa è l'ultima, poi dovrei avere un paio di minuti tranquilli. Dimmi di sì. Ok, se non arriva nessun altro, siamo a posto. Aspetta che controllo che non ci sia immondizie in giro. Ding dong, un cocchio, tua nonna in cariola. Signore, vada in bagno e non rompe i maroni. Oh mio Dio, gente, ho premuto esc ed è comparso un palmare. Voi non sapete neanche cos'è un palmare, ma vabbè, dettagli. Allora, cose da fare. Continua a giocare per sbloccare questa funzionalità. Ok, no, aspetta, aspetta, volevo andare indietro. Gestione sala giochi. Racer Chaser. Impostazioni cabinato. Possiamo cambiare la difficoltà? Ah, oh, così ci farà guadagnare più denaro. Buono a sapersi. Ok, ci sono un sacco di parametri da tenere in considerazione. Video Air Hockey, vediamo un po'. Ah, eccoli qua gli obiettivi. Vinci una partita Air Hockey, fai 3 gol, gioca 5 round. Ci sono veramente un sacco di obiettivi secondari ad ognuno dei vari cabinati. Completa 100 battaglie tua nonna, completa l'avventura. Oh, porca di quelli per porca. Questo è impostato in difficile. Però i parametri non cambiano. Ok, dovrei avere un minutino libero. Vediamo se riesco a fare un paio di gol. Veloci, veloci. Guarda che non si sposta. Il bastardo. Se la tocca a lui, purtroppo, non conta come gol, ma conta come autogol. Vai. Dai, che era quasi dentro, bastardo. Beh, che supirla pure io. Basta che abbasso la difficoltà. No, no. Si è fatto autogol, il cretino. Aspetta, occhio. Devo dargli più potenza. Signore, mi rilancio la palla, grazie molto gentili. Ho capito. Aspetta. Torna dai clienti molto rapidamente. Cosa che ha fatto? Finito questo? Ok, recuperiamo tutti i panni. Probabilmente espandere questo posto mi costerà uno sfacelo. Lo so. 10 dollari, mi hanno dato una B. Una C tua la prossima volta. Signori, siate pazienti perché devo anch'io muovere i primi passi all'interno degli anni 90. Questi dovrebbero anche aver finito. 8 secondi. Aspetta, ce n'è un'altra pronta anche qua. Anche se ribadisco, la maggior parte del denaro lo otterremo. Sì, ho capito. Con la sala giochi. Una S. Aspetta, una C tua la prossima volta. Da quello che ho visto, inoltre, otterremo un bonus di prestazioni e via dicendo se terremo luogo pulito. Quindi la pulizia non è qualcosa di casuale, ma è una cosa da tenere in elevata considerazione. Posto? Un po' che non abbiano appoggiato schifi in giro. Maronne, quel ding dong, devo smettere di passarci davanti. Mi sembra di aver visto dello sporco qua dentro, o sbaglio? Ah, vedi che non mi ero sbagliato. Raccogli questo, raccogli quest'altro. Ottimo, mi sa che il sacchetto è praticamente pieno. Che ore sono peraltro? Le 21:44, che mi resta veramente poco tempo. Aspetta. Olè, ottimo. C'è ancora immondizia? No. Perfetto, altri 30 dollari. Ah, troppo poco denaro, decisamente troppo poco denaro. Vediamo un po' se intanto possiamo raccoglierlo da qui. 4,20 dollari. Sti bastardi. Ok, riproviamo sto cocchio di gioco. Vediamo se riesco a fare un punteggio migliore, anche se lo ritengo altamente improbabile, viste le mie scarsissime abilità. Porco cane, quanto sono veloci gli NPC. Aspetta, avvicinati, bastardo, che ti mangio anche la nonna la prossima volta. Ok, tiriamoli a debita distanza. Vediamo un po' se ci guadagno. No, vieni qua, ci guadagno qualcosa? No, sono solo i poliziotti che scappano. Un po' come i fantasmini del Pac-Man originale. No. E vabbè, dai. Ma non vale tantissimo. Ok, ricordiamoci di lanciare le onde sonore. Ah, posso riprendere l'auto se sono abbastanza veloce. Questa non la sapevo. Aspetta, mi stanno per circondare. No, bastardi. Ecco cane, scappa. Corri, non fermarti. Raggiungi la prossima auto per la fuga. No, bastardi. Porco cane, sono riuscito a sparare entrambi. Ok. Sono le 23, dopo l'orario di chiusura l'attività non genera più introiti. Vabbè, non è un grande problema, io posso continuare a giocare. Presumo che non sia un grande problema. Sì, ma scusate, tutta la roba che era rimasta dentro. Se rimani troppo lungo dopo l'orario di chiusura potresti svenire, addirittura. Ok, allora fatemi recuperare intanto un po' di denaro. 13 dollari, non è molto purtroppo. Altri 13 dollari. E a The Rocky ci ho giocato tendenzialmente io. 11 dollari.
Ok, ok, sono comunque quasi 200 dollari. Aspetta che li butto intanto nella cassaforte. Ok, 0-0, finito il ciclo. Mi sta venendo a me il ciclo, porco cane. E lo posso dire perché sono donna in questo gioco. Mi domando se i clienti torneranno domani a recuperare la propria biancheria. O se forse dovrei andarmene a casa. E tanti saluti. Beh, sto cliente l'ho servito alla velocità della luce, se non mi dà una S. Vediamo un po'. Io provo a consegnarlo, ma spero che mi paghino. Vedete? 30 dollari. È decisamente molto, ma molto meglio. Se sei abbastanza veloce, è praticamente fatta. Ok, devo comunque aspettare 2 minuti e 30 secondi. Che ore sono, peraltro? Mezzanotte e un quarto. Vabbè, tanto non ho niente di meglio da fare. Woodgall Adventure? Inserire il gettone tuo non in carriola? Cos'è sta roba? Oh no, è tipo gioco di ruolo? Ehi, Woodgall! Ciao, Voodoo! Ecco, bolla in pentola. Ho sentito dire che stai preparando una torta per la principessa. Sì, è il suo compleanno. Ok, ok. No, devo tagliare della legna. Cos'è sta roba? Oh no, non sono bravo con questi giochi. Non ci ho mai giocato. No, davvero, non ci ho veramente mai giocato. Ho fatto cose. Non ho mai capito come funzionano. Vuoi una fragola? Ok, ho mosso frutta di nuovo. Qui c'è un pezzo di torta. Ok, fantastico. Non so come funzionano sti cosi. Ah, da creare delle combinazioni. Ok, credo di aver capito. Ah, ok, tutto molto interessante. Quindi questo dovrei tipo spostarlo qui? No. Ma se spostiamo questo qui qua invece sì. Ah, ok. Questo lo possiamo quindi mettere qui. Ottimo. Era spettacolare, grazie. Ben fatto. Ho completato la sfida. Ottimo, ci sono anche dei cosi rimbalzanti. Oh mio Dio, ogni cosa che tocco... Dicevo, ogni cosa che tocco mi fa rientrare il suo cocchio di gioco. Sono le 2 del mattino e passa, vai a casa. Ho capito, ho capito. Non mi lasci più giocare, me l'ho detto rompiscatole. È che c'è ancora un cliente qua che ha 30 secondi, vado a dormire, giuro. Avanti Ashley, resisti, mancano praticamente 2 secondi. Recupera il tutto e possiamo tornarcene a casa. Buongiorno. Non me lo fa recuperare? Non me lo fa recuperare. Vabbè, vado a dormire, tanti saluti. Sono veramente troppo stanco. Aspetta che non mi faccio mettere sotto mentre attraverso la strada. Ok, un'altra giornata di onesto lavoro, anzi la prima. Per fortuna che qua abbiamo autobus ogni 5 secondi. Anche alle 3 di notte l'autobus passa. Guadagno lavanderia 155 dollari. Guadagno manutenzione 150. Guadagno sala giochi 48. Che succede? Mi sa che questo è il Bartolone. Corriere Bartolone che mi consegna il nuovo arcade. Vabbè. Spettacolo. Ok, ora ragioniamo. Ah, devo decidere dove piazzarlo. I cabinati vengono consegnati di mattina. Puoi aprire la mappa in qualsiasi momento e spostare i cabinati toccando Action Not Found orologio. Perfetto. Action Not Found tua nonna. Posizione nuovo apparecchio in uno degli spazi vuoti. Quindi o qui o qua. Piazzalo lì per adesso. Ottimo. Ok, sì, lo so, lo so, lo so. Quella roba è rimasta lì da ieri sera. In mia difesa io ero venuto a recuperare il tutto. Probabilmente la S non me la daranno. Ma vabbè, dettagli. Aspetta, aspetta, aspetta che buttiamo qua. Cosa mi hanno dato? Una C. Gioco, perché mi devi rompere i maroni? Io ho provato a far tutto correttamente. Aspetta che anche pieno zeppo. Madonna, di immondizia. Quando è che abbiamo accumulato tutta sta immondizia? Calzini. Calzini dimenticati da chi? Non ne voglio sapere nulla. Ma che la gente di questa città è sporcaccione, non in senso buono. Aspetta. Ma che lavoro ingrato. Porca di quelli per forca. Butta dentro con prepotenza. Olè. Yeah, grazie, grazie, grazie. Sono bravo. Maronne, come sei vestito male, ciccio. Sei vestito tanto ma tanto male. Aspetta che continuo a raccogliere tutte cose. Ho detto bene, c'era anche una gomma da masticare in un angolino. Ah, qua è tutto vuoto. Spero di non doverlo rifornire direttamente io. Ok, immondizia anche qua. Diamo un'occhiata nella nota sala giochi. La lattina a terra. Ti lattino la nonna, porco cane. Oh, vedo che il nuovo cabinato sta già riscuotendo un po' di successo. Che non è niente male, aspetta. Sacco pieno, dai! Non possiamo aver già riempito il secondo sacchetto di immondizia? E sono arrivato al lavoro da letteralmente 5 secondi. Perché ho paura di sbagliare, che magari mi esplode il sacchetto e devo rifare tutto da capo. 125 dollari nel portafoglio. Belle le mutande coi cuoricini, eh. Molto ma molto sexy. Ok, butta tutto dentro. A posto, qui dobbiamo aspettare ancora 1 minuto e 10 secondi. C'è sempre quella di fare 3 gol e giocare 5 round di video air hockey. Solo che mi richiede troppo tempo per via dei controlli. Ah, dannazione. Per adesso cerchiamo di mantenere operativo il tutto. Mi arriva che non c'è la fila, non c'è nessuno e il cesso non è intasato per adesso. Vai! Ho fatto gol! Ottimo, ottimo, ottimo. Aspetta che il mio avversario non faccia la stessa identica cosa. Appena detto, appena detto. A parte che il gioco mi ha detto di giocare 5 partite lì, 3 partite, quante cocchio erano? Dai, non necessariamente di vincerle, no, vi giuro.
La tastiera non si può. Non si può. Poi ogni tanto se premi alcuni tasti assieme. Sì, lo so. Fammi fare solo questo gol. E ci siamo. Ok, obiettivo completato. Obiettivo completato, credo. Spero, mi auguro. Allora, chi è che ha finito in uso? Era questa? Non deludiamo i clienti. Oh mio Dio, vuole che io faccia 3 gol in un'unica partita? Allora ditelo che è bastardo sto cocchio di gioco. Salve, il mio nome è Jeff. Ah, è un meme. My name is Jeff e tutte cose. Allora, aspetta che provo a togliere sta cocchio di gomma da masticare. Ottimo. Pacchetti nascosti trovati. Devo ancora capire cosa siano sti pacchetti nascosti. Il gioco non è stato molto chiaro. Aspetta che intanto è arrivata un altro po' di biancheria da mettere a lavare. Che bel lavoro che faccio, ragazzi. Me lo invidiano tutti, dannazione. Oh, mi fa piacere che ogni tanto almeno arrivi qualche cliente. Allora, so che non ho abbastanza tempo. Proviamo a fare un'altra partita veloce, veloce. Eccoli che si stanno avvicinando. Pensavano di fregare il telone. E invece no. Aspetta, aspetta, aspetta. Volevo andare verso nord. Ok, vai così, ottimo. Questa zona dovremmo rip... No, volevo andare di sotto. Maronne, sti cabinati vecchi. No. Ok, è andato dall'altra parte. Lo so, non mi coprire la schermata. Oh, non adesso, dannazione. Aspetta, ah, c'è la galleria. Quindi mi porto dall'altra parte, ottimo. Dimmi che li frego. E Asunde, fregati alla grande. Triturati male, vai così. Perfetto, corri. Vai. Ma che brutto punto, se mi bloccano qua siamo fregati. Oh, la sala grande. Stanno ritornando, ce l'ho dietro. Mi sono cagato in mano, che voi non ci avete idea. Sto power up, non ho capito cosa faccia, perché di certo non mi rende più veloce. Vai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Aspetta, no. Le auto della pula stanno provando a fregarmi. Oh, porco cane, vai. Porco cane, mi hanno fregato grande. No. Ah, ce la stavo facendo. Lo so, è tardi. Porta pazienza. C'era una delle macchiette pronte qua. Porco cane. È una fortuna che io non abbia mai giocato coi cabinati. Negli anni 90 probabilmente, perché sono una chiavica di proporzioni bibliche. Ok, no, questo è a posto. Dov'è? Questo è a posto. Se ho visto bene, completando gli obiettivi secondari dei videogiochi, mi dà dei pound, delle sterline, che dovrei poter spendere eventualmente per alcuni miglioramenti. Per fortuna che c'è il timer nell'orologio che ti avvisa. Sì, lo so, ho già fatto. Se aspettavo te, ciaone. Allora, video air hockey, impostazioni cabinato, difficoltà difficile. Ecco perché stavo porconando tanto. Ma porco cane. Ok, ora l'ho messo in facile. Ottimo. Vediamo un po' se riesco a fare 3 gol. Senza il benché minimo. Rispetto alle... No! Lon, non cominciare a perdere, per favore. Quindi non facevo poi così tanto. Cioè, faccio comunque schifo. Dai, non è possibile. Ho impostato la difficoltà in... Ok, si è fatto anche autogol, non dico di no. Però... Ma come? Devo aspettare un momento tattico. Aspetta che... È troppo sensibile con la tastiera. Non puoi giocare così. Almeno mi faccio utilizzare... Non ho provato a collegare un controller. Ma che cocchio. Siamo onesti. Probabilmente farei schifo anche ad Eroke nella vita vera. No, vi giuro, non riesco andarla al centro. Ci sto provando da uno sfacello di tempo. È più facile che faccia lui autogol piuttosto che io gli faccia gol. Ma vabbè, dettagli. E... Olè! Un'altra S. Come? C? Perché C? Perché C? Ma non vale. Ma... Forse è qualcosa che abbiamo lasciato indietro da parecchio tempo? Di cui non mi ero accorto ancora da prima? Aspetta che questo ha finito intanto. Casino. Ok, stavolta ti aspetto tatticamente qua. 0 secondi. Ritira tutto. Sì, sono qua davanti. Sono qua davanti. Sto premendo il gioco. Maronna, l'ansietudine. A palate. Ecco qua. A posto? Oh, una volta tanto una S lunga mi hanno dato. 18 dollari, troppo pochi, me ne servono molti di più. Dov'è il coso? Ape qua davanti, 14, 12 dollari. Scusi signore, si sposti, barbone. No, non volevo giocare, volevo prendere il denaro. 15 dollari. Ok, non so quanti soldi ho sul conto in banca, fammi vedere. 2,83, troppo pochi. Ora ragioniamo, 5,63, perché ho depositato tutto il maltolto all'interno della cassaforte. Allora, che faccio? Prendo un altro cabinato? A sto punto, Stack Overflow. Popolarità 660. Compra tutte cose, ottimo. Dovrebbero consegnarlo direttamente domani mattina. Ok, aspetta che nel frattempo non siano arrivati i clienti. No, tutto tranquillo. Che dite? Proviamo il nuovo cabinato, vediamo un po' di cosa si tratta. Sì, non mi fare tutte le schermate iniziali. Ok, cosa devo fare? Ah, devo scavare verso il basso? Oh, aspetta! Devo evitare di farmi schiacciare dalle rocce, tuttavia. Questo potrebbe essere un bel problemone, aspetta. Oh marone, sono vivo per miracolo. Ah, è tipo una specie di Tetris. Ok, credo di aver capito. No, in verità non ho capito, ma vabbè, dettagli. Aspetta, spostati barbone.
Continuiamo ad andare verso il basso. Aspetta, in teoria quelli più piccolini lui può salire senza problemi. Sì, adesso vado. Adesso vado, porti pazienza. Aspetta, scava questo e spostati. Arrivo, occhio. Non mi sono spostato in tempo. Game over, ma porco cane. Ok, ok, almeno adesso so le meccaniche. Chi è che ha finito? Questo no. Questo ha finito. Ho visto più biancheria in sto cocchio di gioco che nella vita vera. E che mi ricorda che devo fare il bucato. Aspetta, 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 che credo abbia finito anche questo. Mamma mia, oh. Biancheria simulator dovevano chiamarlo. Ah, capito, un attimo. Non c'è tempo di far tutto. È impossibile, gente, ve lo dico io. È impossibile. Ed è praticamente sera. Che ore sono? Sono le... Aspetta, 19.49. Gli obiettivi di Strike Gold: compra tutti i miglioramenti, distruggi un totale di 5.000 blocchi, scava fino a 500 metri di profondità, raccogli 333 unità di oro. Oro! Anzi, per essere esatti, vediamo se dobbiamo cambiare alcune impostazioni. Casomai di aumentare il costo per la giocata, visto che è molto popolare. Sì, vabbè, ma troppe cose da tenere a mente. Aspetta che mi sa che... Ecco, è meglio aumentare la difficoltà. No. Lasciamolo in media per adesso, non voglio che la gente venga scoraggiata, che è cosa buona. È tanto giusta, qui non cambia più di tanto. Riproviamo sto cocchio di Strike Gold. Ma gli upgrade con cosa li compro? Ah, con l'oro che trovo. Ok, va bene, non è un problema. Ribadico che questi giochi sarebbe meglio farli con lo stracocchio di controller. Allora, devo tenere in considerazione tutti i blocchi che si distruggeranno quando li colpisci, che è una cosa che non sto facendo. Probabilmente i blocchi della stessa tipologia, quando si colpiscono, si distruggeranno anche a vicenda. Aspetta, come faccio ad andare verso l'alto? Ah, devo andare per forza verso il basso. Ho causato una considerevole reazione a catena. Beh, però così sto passo mi blocco. Cavare da questa parte, levati. Ok, sono vivo per miracolo. Beh, ma la roccia... Ah, dopo un po' la roccia la puoi distruggere. Ecco, si impara sempre qualcosa di nuovo. Occhio. Mi vado a colpirla abbastanza volte, quindi posso continuare a percuoterla. Ah, buona sapersi. Aspetta, 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 aspetta. No, 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 spostati da lì, spostati da lì. Porco cane. Sono vivo per miracolo, aspetta. Oh, che sto facendo, che sto facendo, che sto facendo. Oh, maronne. Ho fatto cose. Il cosa non mi è dato sapere, ma di sicuro ho fatto cose. Aspetta, no, spostati. Che sta facendo? Perché sono morto? Il lato positivo è che sono tornato qua fuori al momento giusto per servire qualche altro cliente. Speriamo che il nuovo cabinato mi permetta di guadagnare ancora più denaro. Sì, sì, ho già fatto, guarda che spettacolo. Wash, wash tua nonna in cariol. Ce la butto proprio dentro la vecchia bastarda e ce la affogo. Anzi, ce la lavo. Ma metto tanta candeggina, porco cane, che te la sbianco, diventa un fantasma già di suo. Beh, non mi ricordo che tu aveva finito. Ok, intanto sono ritornato su Pac-Man, ma non è stata decisamente una buona idea. Parati i poliziotti, corri, 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 vai verso l'auto, vai verso l'auto. Cerca di tornare a bordo il più rapidamente possibile. No, 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 ok. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Aspetta, 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 però sono lì in agua. Erco cane. Aspetta, aspetta, cerchi di sparargli. Ok, 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 ok. Paura. C'è qualcuno davanti a me, io continuo a sparargli musica. Levati barbone. Ok, col potere della musica. L'auto. Ma un po' come facevo a sapere che c'era un poliziotto lì dietro? Sti giochi sono fetenti. Sono maledettamente fetenti. Dai, che è tardi, è mezzanotte passata, porco cane. Sì, perché se lo fai domani mattina puoi tirare un po' di maroni. Ok, non mi resta che aspettare che un nuovo cabinato ci venga consegnato domani mattina. Spero che nostro padre sia contento del lavoro che stiamo facendo. Oh, abbiamo fatto parecchio denaro negli ultimi giorni, comunque, Più che altro ho problemi a giocare ai cabinati. Vediamo un po'. Non è male. Eccolo che arriva il Bartolone tutto gasato. Vai, Bartolone! Consegna quel tuo grande grosso pacco. Potevi anche portarmelo. Bello! Serissimo, oh mio Dio. È un gioco coi pacchi, da quello che ho visto. Ok, per adesso mettiamolo lì. Ottimo. Devo andare a chattare. Magari, non lo so, io lo butto là. Dovrei cercare di arrivare prima dei clienti, un attimino prima la mattina, per pulire sto schifo di posto. Purtroppo per me la nostra protagonista c'ha poca voglia di esistere. Sto cercando di prendere la monnezza. Gioco, quando hai un secondo. Dai, sacchetto pieno. Porco cane, prima o poi troverò un barbone che mi accoltella male qua dietro, perché voleva fare una partita a Pac-Man pure lui. Ah, posto, yay. Wow, non so chi è che mi dia sti $30. Probabilmente sarà la nettezza urbana che non c'ha voglia di lavorare, ma anche quella. Chi è, perché ha buttato i cosi dei panini qua? C'è il bidone proprio lì in parte. Non sarà neanche pieno. Non sarà neanche sacchetto o altro. Allora, datemi un secondo. Calzini anche qui. Guarda, scatole della pizza. Ma che cocchio.
Allora, vediamo di andare a chattare molto velocemente. Ciao Ashley, le mie spie mi hanno informato che non hai dato fuoco al negozio per ora. Seriamente però, nessuna fiamma libera. Sono impaziente di ascoltare le tue idee su come aumentare il profitto, ma per favore, nessun cambiamento nella disposizione senza la mia approvazione. Rispondi per favore. Auguri Gerald King Goldman, papà. A dire il vero, ho fatto due conti, quei vecchi cabinati potrebbero fruttare molto di più di tutte le lavatrici insieme. Oh, hai fatto due conti, eh. Avrei superato il livello successivo di Apple Crashing piuttosto. Cioè, voglio dire, ho esaminato gli introiti, mantenimento, proiezioni, eccoti i dati. Beh, ci ha provato anche tua sorella una volta. Le comunità non hanno bisogno di sale giochi, hanno bisogno di lavare i panni. Per fortuna Leslie ha visto la luce e si è messa sotto. E adesso ha un'ottima carriera al municipio. Per favore, niente più idee sciocche, ok? Cioè, potresti guardare almeno i grafici. Questa conversazione è finita. Papà, ti odio nel profondo? Porco cane. Adesso il mio obiettivo è dimostrargli che aveva palesemente torto. Ok, abbiamo tutti i cabinati pienamente operativi. Devo solo ripulire sto posto. Che succede? Hai ricevuto un nuovo messaggio in chat. E non è che posso fare i miracoli pure io però, eh. C'ho poca voglia di buttare via l'immondizia anche nella vita vera, che mi ricorda che domani ritirano la carta. Yay, però a me la lettezza urbana non dà $30 quando porto fuori la monnezza. Rimuovere le gomme. Guarda le gomme! Ma porca di quella suprema porca. Ah, posto. Aspetta, 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 questa è un'altra gomma anche qui. Gioco, c'è l'interfaccia che mi rovina l'esperienza, aspetta. No, non riesco a tirarla via, questa è bastarda. Aio! Aspetta, ok, ce l'ho fatta. Ho capito meglio il giochino delle gomme. Ehi, Musona, hai proposto la tua idea a Papino? Cioè, ho ricevuto un no secco, non ha neanche dato una letta, chiudo subito la faccenda. Beh, dimostragli che ha torto, no? Ah, quanto mi piacerebbe, purtroppo controlla tutto e io ho finito lo spazio. Non posso spostare nessuno dei cabinati nella lavanderia, scoprirebbe. A tal proposito, ho una corsia preferenziale nella commissione progettazione della città. Potrei ottenere uno sconto su impresari e permessi. Potrei abbattere il muro del magazzino. Papà ovviamente dovrà approvare il progetto, ma non deve per forza sapere qual è il fine. Davvero, Leslie, sei un genio. No, tu sei un genio. Ora datti da fare. Dimostragli che la vita non è solo infelicità, routine e denaro. Dimostragli che puoi avere successo facendo qualcosa che ami. Ok, diamoci sotto, cosa mi serve? Ecco le info. Quando sei pronta a partire, invia il denaro. Io penserò al resto. Grazie sorella. $1000. Possiamo completamente convertire la nostra sala giochi illegale. Oh, il tutto si fa molto ma molto interessante. Ma sì, mi serve un sacco di denaro. E dobbiamo stare a leccare i culi ai nostri clienti. Ah, c'è ancora quella lattina che non sono riuscito a raccogliere. O si è buggata. Oh, non lo so, mi devo compenetrare male io con qualcosa? Lattina, perché mi sfuggi? Dannazione, allo stato attuale abbiamo solo $300. Quindi abbiamo raggiunto il 30% della somma necessaria. Ciaone. Spero davvero che la sala giochi là dietro mi inizi a fruttare decisamente molto ma molto di più. Sì, sì, c'era già arrivato, ecco qua. Però sì, allo stato attuale la sala giochi ci rende molto di più della lavanderia. Mi piace che c'è anche un prospetto che ci dice effettivamente gli guadagni e tutte cose. Oh, va che sto gioco si prende molto seriamente e molto legit. Signora, con quel vestitino lì non la facevo un'appassionata di videogiochi. Guardi che è ancora la schermata principale, signora. Oh, porco cane. Soffre di pixelite acuta. Ok, va che sono arrivato giusto in tempo. Mi domando quanti secondi di ritardo posso avere prima che il cliente si spazientisca. Era già arrivata, ecco, del $30, bastardo. Wash? Porco cane. No, no, qual è questa? Ok. Oh, almeno durante il giorno non hanno sporcato più di tanto. Signora, ha finito di giocare? Brava, eh. Spero che abbia donato abbastanza denaro. $12. Aspetta, 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 che recupero $12 anche qua. $17. Questo è tutto il denaro con il portafoglio. Il problema è che il denaro che abbiamo in cassaforte l'ho praticamente speso tutto. Questa macchinetta funziona, quella delle bibite? No. Mentre invece da quest'altra parte abbiamo ottenuto $7.50. La poracitudine, lo so. Ah, posso prendere dei pacchi e metterli qua? Per qual motivo? Oh mio Dio, non mi dite che è un gioco a colori e io non sto notando che i pacchi sono di diverso colore? Perché sarebbe un bel problemone. Ok, e questo l'abbiamo fatto molto rapidamente. Beh, stavolta ho completato l'obiettivo con un tempismo incredibile. Obiettivo completato, vai! Yay, non avevo neanche guardato. Allora, aspetta, vediamo se ho 5 secondi di tempo, che non sarebbe male. Allora, questi me li sposti così. Ma come faccio ad andare a prendere quelli più avanti? Ah, così, ho capito, un attimo. Casino. Vai, 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 vai. Ok, poi prendi questo e lo porti là in fondo. E questo l'abbiamo fatto. Ok, questo lo metti qui. E questo lo metti qua. Yay, ottimo. Ok, aspetta, aspetta, devo tornarla fuori, devo tornarla fuori.
Ma perché non posso riprendere la partita dopo? Ma perché la gente non si fa la lavatrice a casa? Devi venire qua a rompere i maroni a me? Aspetta che sta finito. Vedi? Vedi? Tutto calcolato, telone big brain. Ma porco cane, mi hanno occupato il cabinato. Scusi, ma lei come boia mi è vestito? Dai, speravo di fare un'altra partita. Ok, comunque abbiamo completato uno degli obiettivi, che non è una cosa da poco. Stack overflow, obiettivi. Completa il primo giorno in meno di 27 secondi. Non chiedetemi come ho fatto. Devo capire quello di farti licenziare, è abbastanza strano. Provo strike gold che faccio veramente schiferrimo. Vediamo un po' se riesco a scavare verso il basso, che non sarebbe male. Se continuiamo a scavare verso il basso, in teoria raggiungiamo l'obiettivo di 300 metri molto ma molto più rapidamente. L'importante è che non abbia nulla sopra la testa. Ah, adesso ho visto che c'è la barretta dell'ossigeno. Non me ne ero accorto. Quindi mano a mano che andiamo sotto lui perde ossigeno. Oh, quindi non posso continuare a scavare all'infinito verso il basso e fregarmene altamente. Aspetta, devo spostarmi verso l'altro lato. Cago. Aspetta, non mi schiacciare. Oh, ho raggiunto la bedrock. Corco cane, cosa ho fatto? Non lo so nemmeno io. No, funghetti, mi serve ossigeno. Mi serve ossigeno. Aspetta. No, so, un attimo. Un attimo che mi muore il tizio. Ma che cocchio. Aspetta, ce l'ho. Dai, che ero a 2 metri dall'ossigeno. Ti odio nel profondo, dannazione. Aspetti, mi si chiude la porta in faccia. Ok, vediamo di raccogliere un po' di denaro. 9 dollari, 12 dollari, 9 dollari, 15 e 9. Ok, meglio che nulla. Ribadisco col turno di domani. Siamo praticamente ad un passo dalla somma. Mi conviene continuare a raccogliere immondizia e togliere gomme da sotto le sedie. È più remunerativo del lavoro che faccio, lo dico altro. Ok, stavolta non faccio aspettare il cliente, sono subito qua, porco cane. Che poi voglio dire, i clienti se ne sono andati, quindi di chi è sta roba? Quando la vengono a ritirare? Gliela mandiamo col Corriere Bartolone? Non lo so nemmeno io. Che casino. Però secondo me dovremmo rifornire il distributore automatico, ci fai una marea di denaro. Altro che i videogiochi e via dicendo. Vabbè, quanto devo aspettare ancora? 2 minuti. Che due palle della mia vita però. Penso che ci siano poche cose noiose come guardare i panni che si asciugano nell'asciugatrice. Fidatevi, quest'oggi l'ho visto un sacco di volte. Soprattutto alle 3 di notte non è il massimo. Ok, basta. Mollami i panni. Perché mi fa prendere i panni? Cosa sono rimasto a fare io qui? Allora, me ne sarei potuto andare a casa e tanti saluti. Maledetti giochi buggati, porco cane. Ma mi butto sotto l'autobus la prossima volta. Ma questo gioco è tosto, Porca boia se è tosto. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, perché mi stanno salendo i peggio traumi. Maroneo, davvero gestire una sala giochi di contrabbando, diciamo, è molto più complicato del previsto. Allora, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o non vi faccio giocare nella mia sala giochi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.